Buongiorno, bentornati o benvenuti in un nuovo vlog. Oggi sembro più profuga del solito e probabilmente lo sono. Vedete l'effetto che vi dicevo ieri dei capelli, che sembrano appiccicati tipo. Comunque sto accendendo il computer così dopo mi metto subito all'opera, visto che mi sono svegliata alle 9:30. Sono le 10:40 e mi sono alzata ora. Comunque Gwendy è ancora là sotto che dorme, è questo robetto qui, quindi la lascerò dormire. Ma ho sentito che è entrata mia nonna, che è la madre di mia madre, quindi potete immaginare, lei è proprio another level, altro che mia madre. Ogni volta che io scendo, lei non se ne accorge mai e gli prendono certi colpi. Che poverina, mi dispiace, ma non se ne accorge mai. Cioè, se entrasse qualcuno in casa, lei farebbe un fiato. Quindi adesso scendiamo, vediamo cosa sta facendo. Ma a sentire dall'odore sta preparando qualche sugo, qualcosa. Quindi adesso io scendo, non accendo neanche la luce qui alle scale, che tanto non se ne accorgerebbe comunque, perché devo andare a fare colazione, quindi ups, devo entrare in cucina. Buongiorno! Tutti oggi è diventata pazza. Io Ecco. che belli capelli. Sta zitta, che tu quando ti svegli non puoi parlare. Ah, allora tu devi stare zitta. E cioè, ma però ha parlato tu, io non ho detto nulla. Se no già da quando sono venuta dicevo, invece sono diventata educata. Ah, colazione di oggi. Questo qui integrale, una fettina di questo con la mia snocciolatina, anche perché devo ricomprare l'avocado che non c'è. Comunque non riesco a guardarmi questi capelli così. Forse ci ho messo troppa spuma. Ecco la mia bella fettina. È scesa anche Gwendy. Amore mio, eccoti. Buongiorno. Allora dove coda? Buongiorno, amore mio. La sua cuffietta è leopardata, come vedete è trendy. Ci ha attaccato questo come se fosse tipo una culla. E io vi dico subito che stamattina devo lavorare un video, editare il vlogmas di ieri, prepararmi, perché poi sicuramente sarà ora di pranzo e verrà Franci. No, ragazzi, mi sono mezza esaurita per montare questo vlogmas, perché la fine, praticamente i file che avevo caricato, non so come li avevano salvati e hanno crashato, quindi eliminati. Visto che io non sono una tipa tecnologica, non sono riuscita a recuperarli e ho fatto un pezzo di voiceover alla fine per finire nel più carino dei modi. Quindi non si è visto nel video come ho fatto questi capelli. Probabilmente anche meglio, chi lo sa. Comunque, fatto sta appunto che oltre all'esaurimento già in corso, se ne aggiungono sempre degli altri, ma noi andiamo avanti. Pensando positivo, dobbiamo aprire la casellina di oggi del calendario. E in più mi è arrivato un pacchetto da H&M, eccolo qui, che avevo ordinato poco dopo del Black Friday con gli ultimi sconti. Facciamo vedere le cosettine. In realtà sono due cavolatine proprio. Infatti ho pagato tipo 8 euro tutte e due. Allora, questa è una canotta di quelle basiche, nera, stava a 2 euro, l'ho presa, ho preso la solita M. E poi ho voluto provare questa camicetta che sul sito sembrava fighissima, quindi ho detto proviamola. Però sicuramente questa la metterò questa primavera nel caso, perché è molto leggerina. E le manichine così svolazzanti anche sotto. È tipo un po' corta e questa qui è una 44 sempre. Più ho le ciabatte che mi fanno male dagli esercizi di ieri. Non penso sono l'unica che mi capiti questa cosa di sentire gli effetti degli esercizi fatti il giorno dopo. Cioè, distrutta proprio. Come sempre, quando finisco di editare il vlog, che si fa se non si va a far la pappa? È 1:30, direi che ci andiamo a preparare qualcosina e nel mentre rispondo ad un po' di email lavorative e non. Anche perché poi tra un po' inizia Amici, ultimamente come starete vedendo sono un po' fissata a vedermi a parte le puntate del sabato, i pomeridiani, non so come si chiamino, ma proprio le puntate di ogni giorno. E poi non so che cosa cucinarmi. Penso un po' di insalata, visto che dopo vado al cinema. Che fai? Non ti prendi qualcosa? Ecco qua la mia postazione con i miei fiori d'acqua e la mia solita insalatina un po' mischiata così con mozzarella, pomodori, manca sempre cetriolo che lo dobbiamo ricombrare, un po' di cipollina croccante e la senape al miele, logicamente. Nuovi pacchetti, oggi è la giornata dei pacchetti ed è soltanto martedì. Comunque non riesco proprio a guardarmici con questi capelli. Dopo cerco di dargli una spazzolata a qualcosa perché sennò io non esco di casa. Comunque mi sono arrivati dei prodottini da Octoly. Questo qui di Aveda, che a proposito è una cosa per i capelli e dovrebbe essere un acceleratore di piega, di calore, spray. Quindi staremo un po' a vedere. E poi mi è
arrivata questa box. Naturalmente sono cose che ho scelto tutte io. Di Estée Lauder. Forse così un po' si legge. Scopri il regalo perfetto per te o la tua mamma. Quindi ho pensato di darla a lei o comunque a qualcuno che ha una pelle un po' più matura della mia, perché io ho sempre 20 anni. E questo appunto è un lifting kit che costa 125 euro, ma contiene 1, 2, 3, 4 prodotti. Ed è appunto questo kit qui. È una box molto carina da regalare. Ed ora, visto che sono quasi le 3 e tra un po' arriva Fra, direi che è il momento di darci una truccatina. Leggera, ma una truccatina. Andiamo a sistemare un attimo questa questione capelli. Prendo il pettine, questo qui è mio. Cerco di pettinare almeno le punte. Vedete, almeno così sembrano mossi e non incollati. E non mi sono scordata la casellina di oggi, che è appunto la numero 4. Le andiamo ad aprire e dagli spoiler, eccolo qua. Ho visto che è un altro illuminante. Questo qui deve essere un bellissimo illuminante per pelli scure, perché come vedete è scurissimo. E si chiama Cinnamon Spice. Eccolo qui. Trucco finito, ho usato Iconica, ma non vi dirò quale colori, così poi lo vedrete nel video che devo ancora montare. Si sta anche ancora caricando il vlogmas, che deve uscire tra 2 minuti. E qui c'è la bestia selvatica che ho rinchiuso fuori in questo preciso momento. C'è un uccello in faccia. No. Un uccello di questi della zanzariera. Ok, ok. E le ho anche dato, guardate, la sua bustina con i regalini di Londra. Ecco, il vlog si è caricato. Sono quasi le 4. Aspettate che è rimasta chiusa fuori. Allora, fai così verso l'alto. Tac, e si apre. Grazie. Eccoci al cinema. Ci siamo presi in Alexa, pioverà oggi a Pescara? No, cioè, oggi non si vedono. Anche Francile. Ciao, salutatemi la nonna. Ciao. Ciao. Un po' ti vedi, ecco. Alexa, imposta un timer. Siamo prontissime. È Natale anche qui al cinema. Allora, com'è stato questo film? Ma raga, tutte musiche rap, una figata. Comunque si è piaciuto molto. Pensavo fosse più un cartone da bimbi bimbi, invece era molto carino. Tornata a casa oggi con questi capelli, vi giuro, passavo e tipo mi vedevo riflessa. Sembravo Sirius Black in versione bionda platino. Secondo me sono molto meglio così che prima, che erano tutti incollosi. E poi dopo volevo vedermi su Netflix un film che si chiama The Little Mermaid, quindi La Sirenetta. Sarebbe il remake versione film. Ve ne avevo già parlato in qualche video fa dei film appunto consigliati e non, che mi erano arrivati voci che in realtà erano a mezza sola. Infatti non parla della storia vera della Sirenetta come il cartone che conosciamo, totalmente un altro mondo. Però sono curiosa, non lo trovavo in streaming e guarda caso l'altro giorno, proprio tipo 2 o 3 giorni fa, l'hanno messo su Netflix. Quindi prima che lo tolgano, perché ho visto che a volte Netflix toglie anche i film, tipo Mulan me l'hanno tolto, disastro, me lo vedo. Ma per quanto riguarda invece il Grinch, mi è piaciuto molto. Sia, vabbè, il disegno, l'animazione, fantastici, raga. Solo che mi hanno storpiato i nomi, perché non si chiamavano più Non So Chi, ma Non So Chissà, una cosa del genere. Cioè, non si può, ragazzi, il nome è Cindy Kilou. Però il resto è molto carino. Cioè, non è un cartone sciocco da ragazzini. Uno dei pezzi finali che vi giuro addirittura gli frago le lacrime, cioè. Adesso mi lavo invece i pennellini. Ne ho usati soltanto 4 oggi. Sono rimasta seduta qua e stavo appunto vedendo i commenti sotto l'ultimo video. Allora, c'è chi dice che faccio sempre gli stessi video. C'è chi dice invece che sono cambiata troppo nel corso degli anni. Questa cosa, vabbè, già mi fa ridere detta così. Che non sono più umile, che non sono più io. Adesso rispondo a tutto, non vi preoccupate. E poi c'è chi dice invece che, riporto il commento di questa ragazza che si chiama Giorgia Santo 97, il problema è che ormai trattate tutti gli stessi argomenti e fate tutte le stesse cose. Dovete trovare nuove idee per distinguervi e puntare sempre più in alto, se no è normale rimanere sempre nel mezzo e non spiccare tra la massa. Che è un pensiero condivisibile o meno da alcuni. Per quanto mi riguarda, allora, rispondo soprattutto sull'umiltà. Io sono rimasta non identica, di più, sarò cambiata esteticamente e aggiungerei per fortuna, perché quando una persona non si piace è bene fare qualcosa, muoversi e arrivare all'obiettivo. Quindi direi che su questo, anzi, mi sento molto orgogliosa. Secondo, io mi sento molto umile per fortuna, ragazzi. Non è che se adesso vi faccio vedere il mio video haul con tutte le belle cose che ho comprato, non voglia dire che io non apprezzi le cose semplici, le cose normali tutti i giorni. Anzi, quindi mi fa molto male che ci siano stati 2 commenti che abbiano detto questa cosa, perché non penso di esserlo. Ci sono moltissime persone qua su YouTube che voi vedete con la faccia
carina e sembrano degli angioletti, ma in realtà dietro ve ne fanno di ogni, ve ne dicono di ogni e non sono chi credete che siano invece. Infatti mi fa un po' rabbia perché sono queste le persone che invece vanno avanti e che voi non pensereste mai. Per quanto riguarda invece questa questione che ha detto Giorgia del fare video tutti uguali, hai ragione, però io tratto di argomenti beauty e vlog, quindi nel senso non è che mi posso inventare di fare un trucco sulla luna oppure farmi mandare con la sonda su Marte adesso che ci siamo arrivati e fare un tutorial da lì. Uno sì, può spaziare, può sgrucciolarsi quanto vi pare, ma alla fine gira che ti rigira, le cose sono sempre quelle. Quando vedete un contenuto originale qui su YouTube, pensate che ce ne sono già altri 2 o 3 che l'hanno fatto prima di questa persona. Purtroppo è così, adesso io vi sto parlando chiaro e tondo, torniamo sempre sullo stesso discorso, io cerco sempre di rimanere coerente, di fare quello che mi piace, non di fare quello che mi conviene, che è diverso. Finché vi piacerò anche così e ci saranno 10 persone a sostenermi, andrà bene, ci rimarrò male? Certo, però comunque quando poi vedrò il sostegno di queste 10 persone mi risalirà un pochino l'autostima. Ieri stavo proprio abbattuta, depressissima, andata a dormire, giorno nuovo, umore nuovo, io poi sono così. Non dico mi riprendo in fretta, però sai, non è che uno può sempre stare a piangere addosso, fare o non fare. Vuoi cambiare? Vai e parti. Quindi io continuerò a leggere i vostri commenti, cercherò di prendere appunto più ispirazione possibile, perché ripeto, voi siete la prima forza motore di questo mondo, quindi è giusto sentire anche i vostri pareri. Mi sono messa ad editare il video della palette iconica, che spero vedrete in settimana. Magari salterò un vlogmas e caricherò questo, perché ho capito che tanto metterne 2 in un giorno è un po' esagerato, anche perché molti mi hanno spiegato che questo è un periodo un po' intenso a scuola, quindi non si ha tempo di vedere troppi video, bla bla bla. Ho pensato a questa soluzione nel mentre che rimuginavo. Non ho fatto in tempo a farmi la doccia, che farò dopo cena, cosa che odio, anche perché sono quasi le 9. Sento un certo languorus. Insalatina solita base con i ceci. Rimasta fino adesso a guardare i soliti idioti. Sì, idioti, ciao. Io sono rimasta un po' scioccata. I soliti ignoti sulla Rai, che è uno dei programmi seriali che vediamo, commentiamo con i miei genitori, mia sorella. Non c'è un giorno in cui io non indovino, cioè ci devo andare a giocare. Poi questo è il mio barattolino in cui ci metterò la Coca-Cola e un po' di acqua, così poi andiamo a vedere il filmetto. La mia cosa preferita per rilassarmi, cuffiette. Queste, raga, se vi dovete far fare un regalo e avete possibilità di spendere un certo tot o comunque farvi valere magari il regalo compleanno, Natale, cioè queste sono la svolta della vita. Io non so come ho fatto a vivere senza. Quindi cuffiette, doccia e il mio mega pigiamone nuovo di Edvige. Questo qui l'ho preso da Primark a Londra. Io non dormo di solito con i pigiami di Pile perché ho già 3-4 coperte. Spero di non morirmi di caldo, nel caso chissene, perché è troppo bello. Postazione pronta, così mi vedo il film mozzo con la mia finta tisana. Mi vedrò appunto questo film della Sirenetta remake, sperando che mi piaccia, e domani saprete le mie impressioni. Intanto vi faccio vedere di quale film parlo. Quindi io adesso mi strucco, mi metto nel lettino e appunto mi guardo questa cosina. Spero il vlog di oggi vi sia piaciuto. Appunto, se vi è piaciuto, pollicino in su, iscrivetevi se ancora non lo siete per non perdere i prossimi. Io vi mando un grosso bacione e ci vediamo domani. Ciao!